Io non ho mai provato le chewing gum, sappiatelo. Non ho mai assaggiato cicche e robe così. Esatto. Ho assaggiato delle robe tipo queste, ma non erano cicche. Esatto, infatti questo il problema è quello di appunto non masticarle e non mangiarle, non andare giù, perché sono cicche. Allora, queste esistevano anche ai miei tempi, hanno tanti anni, non è che sono andate a male, Le fanno anche adesso. E si chiamano frizzi pazzi, chewing gum, cioè io una bubblegum volta scoppiettante. Non l'abbiamo postato ovviamente, però mi hanno registrato mentre assaggiavo il caffè la reazione tipo esatto, questa invece il caffè al latte pure. Queste ti garantisco che sono fenomenali. Sono alla fragola. L'odore è terribile, io la fragola proprio lasciamo perdere, però sono gli antibiotici. Devi assaggiarla, hai detto che l'assaggerai. Allora parto io, ti faccio vedere come si fa. Ce ne metti una discreta quantità sulla mano. Questa sembrano i pezzettini bianchi, i cosi che si danno alle papere. È vero, due briciole. I pezzettini bianchi sono cicca, gli altri invece sono scoppiettante. E vado io, facciamo la smr, vi faccio posso sentire. Posso metterne poco? Mettine poco, aspetta che faccio la. Questo è quello che si sente nella mia bocca. È fritto tantissimo. Devi masticare e far unire i pezzi di gomma. Va bene così? Che cosa ci fai con quello? Dai che sennò le finisco. Com'è? Il gusto non è buonissimo perché vabbè. Vedi? Faccio vedere se è composta in cicca. Non si può vedere la cicca masticata. Vabbè, vuoi ancora? Pensi di volerne ancora? Boh. Vabbè, c'è un'altra bustina nel caso. Questa la finisco io. Esploda! Mi esplode in bocca un pezzettino fortissimo, me ne ricordo, sono proprio così, erano così anche ai miei tempi. Questa è una recensione strana, mi frizzano le orecchie, giuro, sento nelle orecchie frizzare. Com'è? Ha un'espressione tra lo schifato, lo strano e non so che cosa sta succedendo. Com'è? Siccome non stiamo facendo un film muto, devi cercare di esprimerti con parole tue. No, abbiamo dovuto sputare la cicca perché sennò non parlare con la cicca in bocca non è il massimo. Quindi questo test com'è andato? Ma allora esprimiti con parole tue, nel senso gusto. Ok, il gusto no, perché sta mangiando del cioccolato per ripulirsi. Io lo so che sembro pazza, però a me fanno schifo le fragole, che vi devo dire. Non mi piacciono molto le caramelle dolci, mi piace il cioccolato più che le caramelle. Certo, e il gusto fragola non fa impazzire neanche me. Però l'effetto frizzante è veramente divertente. Sì, è ovvio che più ne mettete solo frizzanti. Sì, più ne mettete in bocca, più frizza. Non esagerate, perché il quantitativo che c'è dentro non è proprio pochissimo. Ma era giusto per farvi vedere qualcosa di diverso. Adesso torniamo a mangiare cioccolato e patatine e io mi faccio un altro pacchettino di frizzi pazzi. Facciamo provare alla mamma. Vi ricordo di iscrivervi al canale, mettere un like, condividere, commentare, schiacciare la campanella per rimanere aggiornati su tutti i video. E come sempre, noi vi salutiamo e ci vediamo al prossimo video. Ciao!